Il conto alla rovescia è quasi finito, giovedì inizia il Tenco 2018 e arrivano grandi nomi a Sanremo. Arrivano grandi nomi, siamo contentissimi. Era un po' che facevamo la corte a Zucchero, quest'anno siamo riusciti a portarlo. Tra l'altro, con il tema di quest'anno lui è perfetto, migrazioni, perché la sua musica è migrata fuori dai confini italiani e quindi ci fa molto piacere. È stato faticoso, difficile portare quei nomi che poi l'ha detto anche il sindaco Alberto Biancheri in conferenza stampa, il comune e la gente chiedeva. Guarda, no, quest'anno no, perché magari appunto è stato difficile un po' rincorrerli negli anni, però poi l'anno in cui erano disponibili è stato facile, cioè nel senso quando ci hanno detto sì è stato molto facile. Il Tenco esce anche dal teatro Harrison, c'è molto anche al di fuori. Sì, abbiamo tantissime manifestazioni collaterali che praticamente invadono tutta la città. Questo ci riempie d'orgoglio perché è sempre stato uno dei nostri fini, quello di allargare, di non rimanere localizzati solo all'Ariston. Dunque ci sono manifestazioni sia nella Pigna, sia nella nostra sede e in tanti altri posti che coinvolgerà sicuramente tanto la città. Assessore, il premio Tenco arriva in bassa stagione, come da tradizione, e porta a Sanremo artisti, ma soprattutto appassionati e addetti ai lavori. Sì, a parte questo è una manifestazione di grande spessore e da altissimi contenuti culturali. Abbiamo visto un programma articolato, denso, che coinvolge tutta la città. Piace molto l'idea del il tema, migrans, idee, uomini e musica, che è molto adeguata ai tempi odierni. E per quanto riguarda l'amministrazione, è stata soddisfatta la nostra richiesta di continuare con il progetto Masterclass che verrà svolto durante lo svolgimento del Premio Tenco e i collaterali della Pigna. Assessore, se si parla di cultura si parla di Premio Tenco, grandi nomi in arrivo in città, un programma di tutto rispetto. Assolutamente sì, una cultura che è partita, a mio parere, già dal titolo che è stato dato al Tenka di quest'anno, Migrans, veramente profetico perché è un problema, diciamo, che abbiamo quotidianamente, che quest'anno ha, diciamo, avuto anche degli accenti particolari. Io sono vicino sicuramente a tutte le popolazioni del mondo, è importante che anche il Tenco, una manifestazione che ha un risalto nazionale, ma oserei dire internazionale, abbia sottolineato questo aspetto. Oltretutto il Tenco quest'anno aggiunge una giornata che è il mercoledì, oltre alla tradizionale 3 giorni di fine settimana, per cui amplia ulteriormente lo spazio che va ad occupare. Le collaterali e la manifestazione principale stessa hanno uno spessore di qualità artistica e culturale importantissima e quindi sicuramente, come è stato detto nella frase finale della conferenza stampa, con la cultura si mangia e questa edizione del Tenco ne è un esempio.